Sportiva parte il giro di ricognizione, tutti a vedere quello che vi attende, la partita che dovete fare per un'ora. Nel frattempo alle persone che resteranno qua andrò a spiegare il format di gara di questa sera. Si corre per un'ora, abbiamo squadre composte da 3 frazionisti, ogni frazionista dovrà fare un giro di 1 km, poi chiederà il testimone al secondo frazionista, poi il terzo e così via per un'ora. Al termine dell'ora si concluderà il giro che gli atleti stavano percorrendo e poi ci sarà la stesura da parte dei cronometristi della squadra che avrà percorso il maggior numero di giri e quindi di chilometri. Servizio cronometraggio. Ah, partisce di là. Bene, allora 2 comunicazioni di servizio per gli atleti iscritti. Vi ricordo che la zona cambio per dopo il primo giro è sulla zona compresa dalla fine del tappeto azzurro al gonfiabile rosso. Ricordatevi che il cambio di testimone avviene cedendosi il braccialetto dove all'interno c'è il microchip per registrare poi il tempo. Vi chiedo ancora un momento di tranquillità, tanto vista la bella stagione non vi raffreddate, quindi non andate in corso a eventuali problemi fisici. Si corre l'obbligo di ricordare la figura di Francesco Prazzotta facendo un minuto di silenzio, pertanto invito tutti a raccogliervi un momento per ricordare questa splendida figura, questa splendida persona che è stato Francesco Prazzotta. Bene, un applauso per ricordare ancora Francesco Prazzotta, mancano 40 secondi alla partenza, il via sarà dato dalla moglie Teresa che è qua vicino a me, lei scandirà gli ultimi 5 secondi con il conto alla rovescia 5, 4, 3, 2, 1 e poi potrete dare il via a questa 13ª memorial Francesco Prazzotta. Ecco, vediamo gli ultimi accorgimenti per far sì che tutti gli atleti possano gareggiare in sicurezza. Siamo prossimi al punto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, via! Bene, partita questa prima del 13º memorial Prazzotta. Quest'anno gli organizzatori hanno voluto cambiare il format, ci siamo spostati dal periodo invernale e dalle neve della Zoncolanna qua sul paese dove era nato Francesco Prazzotta, Certivento, per cambiare il format di gara con una gara podistica. Vi ricordo che ci sono 3 frazionisti per ogni squadra, ogni frazionista dovrà percorrere un giro di 1 km, venire nella zona del traguardo, passare il testimone al secondo frazionista e così via, questo per un'ora. Allo scadere dell'ora tutti gli atleti che sono in gara, che hanno oltrepassato la linea del traguardo, concluderanno il loro giro e poi ci sarà la stesura della classifica finale che ha un valore puramente formale, perché tutti quelli che partecipano a questa manifestazione
lo fanno e lo devono fare con lo spirito sportivo che ha contraddistinto sempre Francesco Plazzotto. Era un uomo di sport, amava, infatti parlando questa sera con i suoi colleghi ha detto qualunque tipo di forma di gara poteva essere buono per ricordarlo, poteva essere una partita di pallone, una gara podistica, ma anche una partita a briscola, perché credetemi, ho avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare con lui, ed era uno che non si tirava indietro, era uno che sapeva stare con tutti, sapeva rimboccarsi le maniche quando era il momento del bisogno, una figura altamente professionale, ma una persona altamente umana, che sapeva instaurare subito un contatto umano con tutte le comunità e le popolazioni dove ci si poteva trovare per la tipologia del servizio che svolgeva. E quindi dico pure, qualunque maniera, qualunque modo era semplice per ricordare Francesco Plazzotto, al quale via abbiamo la moglie Teresa, il papà Lino, ma tutta la comunità, non solo di Cercivento, che credetemi, io ho assistito a parecchie gare durante il periodo invernale del Memorial Plazzotto, c'era veramente sempre tanta gente, e questo lo dimostra anche questa sera, perché 73 iscritti vuol dire quasi 220 persone solo che gareggiano, più tutti quelli che sono qua in giro a fare tifo e che vengono per il piacere di essere presenti. Quindi un grazie a tutti, fra poco credo che vedremo arrivare anche i primi frazionisti. Li vediamo qua nella zona di fronte al gonfiabile, abbiamo visto dove mi pare che era Graz, un giovane fondista cresciuto tra le file dei Camusci Sappada, però non so se era lui in testa, il primo che ho visto passare, quindi fra poco assisteremo ai primi cambi, pertanto vi ricordo anche che la zona cambio è prevista qua tra il tappeto azzurro e il gonfiabile rosso, e in questo tratto di percorso ci dovrà essere il passaggio del braccialetto che corrisponde al testimone per quanto riguarda le gare di staffetta nelle gare di atletica. Vediamo gli atleti correre in fondo al viale, dovranno effettuare ancora un piccolo transito tra le vie del paese e fra poco li vedremo sbucare. Ecco, vediamo il primo atleta, abbiamo due atleti che si portano nella zona cambio, sprint per il primo cambio con il 74. Igor Patacchi ha dato, scusate, si sono cambiati un po' i pettorali perché in seconda frazione è partita Francesca Dassi, adesso via via tutti gli altri atleti con il 15 che c'era in prima pagina, Matteo Pilleroper ha lanciato Gabriel Sprittai. Vi ricordo che possono partecipare sia a staffette miste che o solo uomini o solo donne. Al momento è impossibile per noi vedere, darvi i nominativi di tutti i cambi, qua c'è un po' di ressa nella zona cambio proprio per ricevere il testimone. La gara è ufficialmente partita circa 5 minuti fa. Abbiamo fatto anche un video, lo stiamo caricando adesso sulla nostra pagina Facebook, per quelli che non sono qui, ma vi invitiamo ovviamente ad arrivare a Cercivento, siamo in piazza. Crediamo che nel prossimo cambio il gruppo sarà già leggermente più spalzato, diluito, quindi riusciremo a seguire un po' meglio quelli che sono i vari cambi tra le varie squadre. Intanto mi preme ringraziare, oltre il comune di Cercivento, anche i volontari della Croce Rossa di Cercivento che assieme al dottor Pierpaolo Pidinini garantiscono il servizio sanitario in questa serata di festa di sport qua a Cercivento. Con il pettorale numero 9 ha ricevuto il cambio in questo momento Gianni Polo. Con il pettorale numero 61, una giovanissima
atleta, si tratta di Elisa Eder che ha ricevuto, no, Virginia del Papro, che ha ricevuto il testimone dalla sorella Lucrezia. Con il pettorale numero 25 Dieta Spilotti ha ceduto il testimone ad Alessandra Sopracasa. Adesso con un momento di calma andremo a vedere la composizione delle squadre iscritte. Con il pettorale numero 1 avevamo in gara come prima frazionista Jacopo Ellero, secondo frazionista che sta gareggiando in questo momento Emanuele Pacchin, terzo frazionista Paolo Sica. Con il pettorale numero 2 ha fatto il lancio Aldo Vascellari del soccorso alpino di Pieve di Cadore. Con il pettorale numero 2 sta gareggiando in questo momento Damiano Contanigo, il terzo frazionista Enrico Prescura. Poi qua si gioca in casa con il pettorale numero 3, atleti della componenti la pattuglia del SAGOP di Tolmezzo. Con il pettorale numero 3 ha dato il via Lorenzo Della Pietra, adesso in gara abbiamo Elio Ferigo, terzo atleta a prendere il via sarà Roberto Di Salvatore. Con il pettorale numero 4 abbiamo Massimo Perissutti che ha già concluso il suo primo giro, seguito da Sergio Urban. Ed ecco che assistiamo all'arrivo del secondo frazionista Luca del Papro, atleta nato tra le file della S Montecoglia, ottimo fondista, ha dato il testimone con Mirko Romanin. Poi con il 76 in seconda posizione è transitato in questo momento Daniele Galasso. Poi con il numero 3 ha preso il via Roberto Di Salvatore. Con il pettorale numero 13 cambia in quinta posizione Antonio Filippuzzi, ha ricevuto il testimone da Bassini di Gleria. Poi è la volta del pettorale numero 15, si tratta di Matteo Pilleroffer come terzo frazionista, gli altri due frazionisti erano Stefano Nascimbeni e Moreno Fama. Adesso arriva con il 74 Francesco Dassi. Con il dopo quando fanno parlare il sindaco con il pettorale numero 33 è partito Italo Merluzzi. Con il pettorale numero 21 Paolo Urbit, intanto ha concluso la sua fatica con il 55 anche Enrico D'Arronco, ha dato il cambio a Di Vantoso. Con il pettorale numero 20 è partito in questo momento Stefano Bortoluzzi. Con il pettorale numero 45 è partito in questo momento Hermes Puntil. Con il pettorale numero 63 Alessandro Balestra ha dato il via a Cesare Presta. Invitiamo chi ha terminato di allontanarsi dalla zona cambio per non incalzare gli atleti che ancora devono ricevere il cambio. Parte in questo momento con il pettorale numero 38 Iris Bonanni.
situazione più suggestiva del sera. Vediamo una squadra di giovani atleti con il pettorale numero 48, partito in questo momento Fabio Lanzan, che ha ricevuto il cambio da Aurora Baron. Con il pettorale numero 1 è partito in questo momento Paolo Sica, mentre con il pettorale numero 44 la volta di Gianna Pellizzone, con il pettorale numero 39 era Katia Pastor. Con il 49 passa in questo momento Massimiliano Valentini. Vediamo con il pettorale numero 61 ed ecco il cambio per la staffetta per la squadra che in testa è partito in questo momento, che ha ricevuto il cambio da Mirko Romanin. Chi ha fatto? State un po' dentro, così diamo spazio. È partito Davide Graz, che hanno sempre condotto la gara fino a questo momento, la squadra con il pettorale numero 31, vi ricordo composta da Davide Graz in prima frazione, poi Luca Del Fabbro in secondo frazionista e Mirko Romanin come terzo frazionista. Ed ecco con il 13 è avvenuto il cambio anche tra Antonio Filippucci e Michele Sulli. C'è anche la tua collega amica Rita qui che non vuole parlare. Ti ricordo che la gara è anche in diretta su Radio Studio Nord e sentiamo che in questo momento viene intervistato dovrebbe essere il sindaco di Castivento. Sono diversi mesi che non stiamo dietro l'organizzazione di questa manifestazione e devo dire con orgoglio che possiamo essere soddisfatti, veramente soddisfatti, perché il numero delle squadre che sta partecipando, 82-83 mi hanno detto, anche a me, ed è bellissimo vedere per le vie di Cercivento tanta gente che corre. Noi dimentichiamoci che lo scopo finale è quello della raccolta di fondi che verranno dovuti in beneficenza per una giusta causa, e questo è importante. Devo ringraziare tantissima gente, questo è chiaro, senza, come detto tu, senza la Narita, le mie Narite, senza le tue Narite, sì, perché ce ne sono due, senza la gente, senza il volontario della protezione civile, senza tutta questa gente non potreste organizzare un evento del genere, perché considera che adesso c'è il Cercivento, stanno correndo 4-16-4 250 persone. Eh sì, allora che cosa vuol dire da sindaco vedere delle persone che alcune sono di qui ma altre sono anche da fuori che ti stanno guardando le strade adesso, stanno correndo per le tue strade? Guarda, la cosa più bella me l'ha detto un signore prima, mi ha detto fatto un giro per Cercivento, devo dire che è un paese pulito, pulitissimo. Questo è il ringraziamento più grande che un amministratore, un sindaco possa avere. Penso che anche adesso la gente si stia divertendo perché stanno attraversando veramente degli scorci stupendi di Cercivento, tra i mosaici e altre vie proprio bellissime di Cercivento. Credo che questo sia importante e suggestivo, anche perché sul calare della sera, se accenderanno le luci, verranno illuminati tutti i mosaici, sarà ancora più bello. Ecco, diciamo che la gara è cominciata tra l'altro perfettamente in orario, grazie ad Annarita che era lì che scandiva il tempo in maniera ufficiale, e quindi finirà col buio, quindi si vivrà questo passaggio a giorno notte, è studiata apposta, anche perché la temperatura aiuta adesso, voglio dire, cioè il pomeriggio, a parte l'acqua che è scesa, ha rinfrescato un pochino, però è improponibile correre il pomeriggio, si sta bene, si corre bene, così è arrivato praticamente il fiatone, sì, sono già arrivato da 10 minuti, ho già recuperato, e questo devo dire che è importante, vuol dire che con gli ultimi 10 minuti, 4 ore si correrà con la penombra e sarà ancora più suggestivo sicuramente. Bellissimo girare per Cercivento in questa giornata in cui ricordiamo innanzitutto Francesco Plazzotta, ci sarà chi anche ne parlerà,
di Francesco Flazzotta, perché questo è il 13° memoria, è la prima volta che viene svolto qui a Quercivento. E io direi che con te per adesso basta, dai sindaco, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo anche. Grazie Chris, ci sono le premiazioni da fare, ci sono. Ecco, viene ancora il cambio tra Davide Graz e Luca del Fabbro, la squadra con il pettorale numero 31 che al momento è ancora al comando. Avete sentito in diretta su Radio Studio Nord le parole del sindaco di Quercivento, che ha fatto il giro di ricognizione e ha fatto vedere a tutti il percorso di gara, ha ricordato anche il adesso vi rimetto ancora in ascolto di Radio Studio Nord, dove sta parlando Manuel Mentil, presidente dello SCIALP e collega di Francesco Flazzotta. Pensato di fare sta staffetta, che è stata recepita in maniera molto, molto positiva anche dal comune di Quercivento. Abbiamo ideato, come giustamente ha già spiegato il sindaco prima, molto questa memoria, ecco. Ecco, il bello di girare anche per le strade di Quercivento un qualcosa di diverso da quello che avevate organizzato fino allo scorso anno, uno sportivo, no? Francesco Flazzotta, a distanza di tanti anni, riesce comunque ad unire persone, quindi alla fine vuol dire che un segno in queste persone in qualche maniera lo ha lasciato anche a distanza di tempo. Sì, certo, questo ovviamente. Poi diciamo che per la prima volta lo facciamo nel suo paese nativo, per cui ovviamente soddisfatti anche tutti, perché comunque correre nel paese dove comunque lui è cresciuto, anche nelle coppie con cui ha giocato con i suoi coetanei, deve essere anche motivo di applauso e di soddisfazione per tutti noi organizzatori, soprattutto per la gente che lo ha conosciuto. È una giornata, una serata perfetta dal punto di vista del meteo. Quercivento ha accolto a braccia aperte questo tipo di iniziativa. Ora c'è la gara, tu non corri, come mai? Ma perché abbiamo votato per alcune squadre e quindi qualcuno deve comunque stare anche a vedere che tutto funzioni per il meglio. Comunque un'organizzazione. Chi organizza non partecipa, di solito funziona così. Generalmente sì, comunque cerchiamo insomma di dare il meglio come sempre, insomma, ecco. Allora, grazie a Manuel Menti, noi racconteremo ovviamente tutta questa manifestazione. Ricordo che alle 9.30, quindi un'ora dopo la partenza, si ferma. Come funziona questa staffetta? La staffetta podistica 3 per un'ora, come funziona? In sintesi, per 3 per un'ora, quindi scontato sono 3 atleti. E intanto si susseguono i cambi fra i vari atleti. Vi ricordo che in gara abbiamo anche Cristina Pittin, un cognome che per Quercivento vale, non serve presentarlo, specie per quanto riguarda gli sport invernali. Vi ricordo solo l'ultimo bel risultato di Cristina Pittin, che ha ottenuto nella passata stagione sulle nevi americane dei mondiali juniores, conquistando la medaglia d'argento in staffetta. Ma avremo poi dopo di andare ad illustrarvi meglio sia Cristina che i suoi risultati durante la cerimonia di premiazione. Adesso vediamo che avvengono sempre in maniera regolare i cambi, grazie all'ottima organizzazione di tutto lo staff che cerca di tenere a bada gli scalpitanti atleti che vogliono a tutti i costi ricevere il testimone per cercare di recuperare il tempo perduto dal compagno di squadra. Vi ricordo che al comando avevamo col pettorale numero 31 la squadra composta da Davide Graz, Luca Del Fabbro e Mirko Romanin, ma ormai abbiamo perso il conto dei giri e pertanto dovremo attendere un po' il responso finale al termine dell'ora. Vi ricordo intanto il format di gara, mentre vediamo Luca Del Fabbro che cede il testimone a Mirko Romanin. Questo tipo di gara dura un'ora, all'interno di questa ora gli atleti devono percorrere un giro di 1 chilometro, ogni frazionista dare il cedere testimone al compagno di squadra e così a seguire per tutta l'ora. Vi ricordo che le squadre sono composte da 3 frazionisti, abbiamo staffette miste, abbiamo staffette di soli uomini e di sole donne, quindi si erano ammessi alle gare tutti
i vari tipi di format per quanto riguarda la composizione delle staffette. Ricordo che l'evento di questa sera, oltre a ricordare la figura di Francesco Frattotta, ha ancora uno scopo benefico, in quanto tutto il ricavato della serata, dal quello che incasseranno i chioschi, dalle iscrizioni e tutto il resto, una volta coperte le spese di organizzazione, sarà devoluto all'Associazione Amici di Gianluca, è una onlus della quale è presidente il sindaco di Cercivento, e che quest'anno sta aiutando un ragazzo sfortunato, un giovane ragazzo di Gemona, il quale a causa di un incidente in acqua ha subito dei grossi danni personali ed è deve sottoporsi a cure particolarmente costose, dispendiose sia in tempo che in denaro, e quindi questa associazione devolverà e cercherà di aiutare e sostenere questo giovane ragazzo di Gemona e anche la sua famiglia per cercare di che possa recuperare il più possibile. Quindi vi ricordo, oltre al piacere di ricordare Francesco Frattotta, c'è anche uno scopo benefico, pertanto al termine della gara restiamo tutti in amicizia ai chioschi e senza esagerare, ma cerchiamo di fare un buon incasso per aiutare questo sfortunato ragazzo. Adesso su Radio Studio Nord dovrebbe essere in linea il comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Mezzo, il capitano Paolo Leonarducci. Immagino. Sono arrivato a luglio 2020 e oggi si trova a vivere insieme a noi, noi per un verso e per un altro, immagino, per questo memorial che tipo di saluto ci porta, quindi, visto che Francesco Frattotta era un suo collega, anche se mi pare che direttamente poi lei non l'abbia conosciuto, ecco. Beh, innanzitutto un ringraziamento doveroso al signor sindaco del comune per la collaborazione che ha fornito all'associazione Schial, presieduta dal buon Manuel Menti, e a tutti gli intervenuti che a vario titolo comunque collaborano per la riuscita della manifestazione. Che dire del buon Francesco? Ovviamente non ho avuto il piacere di conoscerlo perché la mia esperienza lavorativa mi ha tenuto fuori dal Friuli per una quindicina d'anni. Però da questo punto di vista ho il privilegio di conoscere e l'onore di rappresentare i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, i militari del SAC, che sono, diciamo, i compagni di team di Francesco, i compagni di squadra, coloro che comunque hanno rappresentato per lui una sorta di seconda famiglia. È così quando si lavora in un gruppo e con una missione qual è quella del soccorso alpino. Il soccorso alpino che qui è particolarmente importante nelle nostre zone, ecco, ricordiamolo sempre. Certo, se noi pensiamo che la missione istituzionale del soccorso alpino è quella della tutela della salvaguardia, comunque della vita umana, e il soccorso alpino della Guardia di Finanza in particolare ha le competenze nel territorio montano, capiamo che il percorso che aveva scelto il compianto Francesco era un percorso che va oltre una scelta di mestiere, è un abbracciare una missione, un ideale di vita e come detto prima, la salvaguardia della vita, che è la missione istituzionale del soccorso alpino, rappresenta per tutti un punto di riferimento per effetto del quale non si può che riconoscere la
per così dire, la massima riconoscenza a tutti coloro che sono operatori di questo settore. E ce ne sono molti e sono molto importanti. Ovviamente al soccorso alpino, per quanto riguarda il soccorso in sé, auguriamo di lavorare sempre poco, però purtroppo la montagna porta anche alla necessità di avere questo tipo di organizzazione dietro, no? Un fattore comune, fortunatamente l'indirizzo va a tutti quelli che sono operatori del sistema e quindi quelli che sono tecnicamente riconosciuti come strutture operative della protezione civile, perché effettivamente svolgono una mansione che è meritevole della massima riconoscenza. Quindi non si può far altro che riconoscere il più profondo significato, il più profondo attestato di stima ai signori del soccorso alpino, perché la missione che abbracciano nella loro vita sono tali, ed è un piacere vedere come la partecipazione comunque di tutta questa folla di persone ne sia la dimostrazione. È una riconoscenza, un attestato di stima, un attestato di benevolenza nei confronti di Francesco, di quello che naturalmente Francesco ha rappresentato. Ha rappresentato e, mi permetta, rappresenta ancora, perché dopo 13 anni, dopo 13 edizioni di questo memorial, adesso sono tutti sparsi che stanno correndo, ma poi si ritroveranno tutti qui, ed è anche importante il numero di persone che questa sera si raduna a Cercivento per ricordare Francesco Plazzotta. Quindi io ringrazio il comandante, il capitano della compagnia di Tolmezzo, Paolo Leonarduzzi, lo ringrazio per essere stato ai nostri microfoni per questo saluto doveroso. Grazie, grazie. Con il pettorale numero 38 partite in questo momento Iris Bonanni, che ha ricevuto il testimone da Laura Nodale, che reggono per l'Unione Sportiva Aldo Moro. La prima frazionista a prendere il via della squadra Aldo Moro era Katia Del Fabbro, ex atleta nazionale del biathlon femminile, con il pettorale numero 17 partito in questo momento Josef De Crignis della Velox Paularo. E adesso Davide Graz che passa il testimone a Luca Del Fabbro con il pettorale numero 46 è partito in questo momento Davide Corradina. Viene il cambio anche per il pettorale numero 12, squadra composta da Cristian Ortis, Stefano Candido e Fabio Sbrizzai del CNSAS di Tolmezzo. Cambia anche la squadra numero 71, poi è la volta della 57. Offerte valide fino al 28 giugno. Biscotti Mulino Bianco, gusti assortiti, 1 kg a 1,99 €. Passata polposa. Con il 49 è partito Massimiliano Valentini. Adesso ormai è un incrociarsi di atleti tra primi, secondi e terzi frazionisti. Con il 77 è partito in questo momento Fulvio Benfatto, che ha ricevuto il testimone da Marco Terroni. Tutti i giorni orario continuato dalle 8 alle 19. Dicevo, è un tutto un mix tra i vari frazionisti. Con il pettorale numero 3 parte in questo momento Elio Perigo. Office Point ti mette a disposizione il proprio team di esperti. Scegli anche tu Office Point, una squadra vincente. Con il 63 Alessandro Balestra, che è il testimone al Office Point, il tuo riferimento. Suo compagno di squadra Cesare Presta. 0433 2515. Vediamo con il pettorale numero 25, partita in questo momento Giovanna Del Gobbo, che ha ricevuto il testimone da Lieta Spilotti. Prossimi appuntamenti il 15 giugno al
ad Aplis di Ovano, il 22 giugno a Lauco e in chiusura il 29 giugno a Tolmezzo. Si parlerà di consumo di suolo, fragilità ambientali e di ecco, arriva una giovanissima atleta con il pettorale numero 61. Virginia Del Fabbro ha dato il testimone a Elisa Eder. Sarebbe mezzo ora che sono partiti, tolto anche 35 mi pare che più o meno 25 minuti, 25, 32, perché non sono partiti a 30 in più. Speriamo di rischiare a regare la luce. Ecco ancora il cambio fra Luca Del Fabbro e Mirko Romanin. Invitiamo gli atleti a prestare particolarmente attenzione nella zona cambi, perché ormai anche la luce non è poi così forte, la stanchezza comincia ad avere un po' il sopravvento anche sugli atleti. Siamo ormai al giro di boa di questa gara, ancora mezz'ora, quindi avete ancora di che correre lungo questo chilometro di percorso. Viene il cambio per la squadra numero 1, parte in questo momento, ti ricordo più la composizione della squadra, con Jacopo Ellero, Emanuele Facchin e Paolo Sica. Il pettorale numero 38 è partita in questo momento Katia Del Fabbro, che era la prima prassionista della squadra del Aldo Moro Paluzza, ha ricevuto il testimone da Iris Bonanni, ha cambiato anche il pettorale numero 71. Anche qua avevamo una squadra mista composta da erano tre maschi, Raul Martina, Luigi Paitris e Lamberto Delpin. Cambio in questo momento per la squadra con il pettorale numero 13, composta da Michele Sulli, Vassili Di Gleria e Antonio Filippuzzi. Vediamo che c'è gente che ha ancora la forza di scattare in prossimità del cambio. È partito in questo momento Matteo Pillerosser, che ha ricevuto il cambio da Moreno Flama, atleti della società sportiva Velox Paularo, con il pettorale numero 54. C'è stato il cambio anche tra una squadra interamente femminile, composta da Lucia Boschetti, Laura Macoratti e Degi Salvadego. Anche loro gareggiano per l'Aldo Moro di Paluzzo, partito in questo momento con il pettorale numero 35, Roberto Wehrich. Invitiamo sempre a prestare particolare attenzione nella zona cambio, sta arrivando un gruppetto di una decina di concorrenti,
con il 74, con il 74 ha cambiato una squadra mista. Francesca Dassi ha dato il testimone a Ferdinando Dassi. Vediamo in zona cambio l'arrivo di Mirko Romanin, che cede il testimone a Davide Graz. Vi ricordo che dopo i primi giri era la squadra al comando. Conoscendo un po' il valore degli atleti, presumiamo che l'abbiano mantenuto. Purtroppo qua è pressoché impossibile al momento dirvi qual è la squadra in testa. Possiamo andare per supposizioni e per calcoli fatti molto alla buona. Vi ricordo che abbiamo già oltrepassato la metà gara. Vi ricordo, per chi è appena arrivato, che questa è una gara staffetta della durata di un'ora. Il percorso misura 1 chilometro di lunghezza. Ogni frazionista dovrà fare un giro, cedere il testimone all'altro compagno di squadra e così via, questo per un'ora intera di gara. Alla fine verrà calcolato chi avrà effettuato più giri. Allo scadere dell'ora, chi è ancora in gara, che ha appena tagliato il traguardo, potrà terminare il proprio giro. Vediamo intanto che si accendono anche la illuminazione pubblica, quindi segno che ormai ci stiamo sia avvicinando all'imbrunire, alla fine di questa giornata. Per quanto riguarda la luce del sole, per quanto riguarda la gara, abbiamo ancora una ventina di minuti durante i quali questi atleti potranno dare il meglio di se stessi. Li vediamo ancora tutti sorridenti e quindi vuol dire che almeno la passione e lo spirito con il quale doveva essere affrontata questa manifestazione è stato raggiunto. Con il pettorale numero 55, c'è stato il cambio per la squadra composta da Guido Croatto, Enrico Darunco e Ivan Toso, appartenenti all'associazione sportiva Aquile Friulane. Avviene il cambio anche per la squadra numero 38, dove Katia Del Fabbro ha ceduto il testimone a Laura Nodale. Cambio anche per il pettorale numero 23. Squadra composta da Francesco Turchetto, Francesco Tedeschi e Paolo Dean. Con il 61 avviene il cambio anche per queste giovanissime atlete. Si tratta di Virginia Del Fabbro, Elisa Eder e Benedetta Antonipieri. Bravo Cesare! Con il pettorale numero 35, Roberto Werick ha dato il testimone al compagno di squadra. Vi ricordo la composizione della formazione col pettorale numero 35: primo frazionista Matteo Del Fabbro, secondo Roberto Werick, terzo frazionista Maurizio Sbordone. Intanto avviene ancora un cambio fra Davide Graz e Luca Del Fabbro con il pettorale numero 31.
Invitiamo la gente a stare al di fuori del percorso di gara, soprattutto qua nella zona cambi, onde evitare che anche con la stanchezza che inizia ad avere un po' il sopravvento sul prontezza di riflessi, di non essere da ostacolo agli atleti in gara. Quindi sportivamente stiamo al bordo del tracciato, pronti a entrare nella zona cambio appena vengono chiamati numeri di pettorale dei concorrenti che stanno arrivando. Vediamo ancora che siamo nel vivo della gara, parte in questo momento con il pettorale numero 69, atleta della squadra composta da Paolo De Crignis, Veronica Morassi e Leonardo Parrales. Con il 66 ha cambiato in questo momento la squadra composta da Simonetta Di Lenardo, Elena Zanchetta e Martina Ottogalli. Parte di gran lena anche la atleta con il pettorale numero 33, squadra composta da Giacomino Barbacetto, Umberto Ferretto e Italo Merluzzi. Con il pettorale numero 3 partito in questo momento Elio Ferigo, hanno ricevuto il cambio anche il pettorale numero 37, squadra composta da Otmar Skrem, Emil Dereani e Manuel Polatti. Cambio avvenuto anche per il pettorale numero 36, squadra composta da Beatrice Fabiani, Romina Nascimbeni e Anna Palestini, atlete della società sportiva Velox Paularo. Con il pettorale numero 32 è venuto il cambio anche per la squadra del soccorso alpini del Vigili del Fuoco di Tolmezzo, tra Edi Miu, Giovanni Urban e Amadio Pittoni. Con il pettorale numero 27, cambio regolare anche per la squadra composta da Lucio Decker, Nicola Cesco e Fabrizio Podorieska del Corpo Forestale. Sempre molto affollata la zona cambi, invitiamo veramente a prestare particolare attenzione a chi deve ricevere il testimone. Parte in questo momento Fulvio Belfatto con il pettorale numero 77, con il 38 avviene il cambio per la squadra del Aldo Moro Palucca tra Laura Nodale e Iris Bonanni. Con il 35 cambio fra Sbordone e Del Fabbro. Con il pettorale numero 28 è venuto il cambio regolare anche per la squadra composta da Adriano Mauro, Gabriella Mardero e Giuseppina Piazza. Cambio anche per la squadra numero 4 composta da Massimo Perissutti, Sergio Urban e Carlo Zarabara.
Vediamo che è già pronto in zona cambio Davide Graz, segno quindi che dovrebbe essere nelle vicinanze il terzo frazionista della sua squadra, Mirko Romanin. Vi ricordo, squadra composta da Davide Graz, Luca Del Fabbro e Mirko Romanin. Ufficiosamente dovrebbero essere sempre loro al comando, ma purtroppo ormai con questo susseguirsi di cambi, arrivi e partenze è impossibile per me, se non si ha un supporto tecnico per dirvi qual è la squadra al comando in questo momento. Loro lo sono stati per i primi giri e, conoscendo il valore atletico dei tre componenti di questa squadra, presumiamo che siano ancora al comando della manifestazione, anche perché, essendo Luca Del Fabbro e Davide Graz giovani atleti che sono in pieno allenamento, li vediamo che riescono a recuperare più velocemente degli altri al termine del loro giro di frazione. Cambio avvenuto anche per il pettorale numero 49, partito in questo momento Massimiliano Valentini. Con il pettorale numero 24 c'è stato il cambio anche per la squadra composta da Veronica Gortan, Anna Dosso e Astrid Del Missier dell'Unione Sportiva Aldo Moro di Paluzzo. Con il 29 è avvenuto il cambio anche tra Lino Fruc e Sergio Iob. La terza frazionista è Alice Fruc della squadra riconoscibile con il pettorale numero 29. Con il pettorale numero 50 è partita in questo momento Serena Del Fabbro del AS Monte Coglians. Con il 44 al cambio. Gianna Pellizzon si era distratta un attimo, ha ricevuto il testimone da Cesarina De Infanti, che gareggiano assieme a Massimo Giusti con il pettorale numero 44. Ecco, vediamo in zona cambio con il pettorale numero 31, cambio avvenuto tra Mirko Romanin e Davide Graz. Anche per il pettorale numero 32 della squadra dei soccorso alpino dei Vigili del Fuoco. Tutto si sta svolgendo in maniera perfettamente regolare grazie proprio all'ottima organizzazione di un team ormai consolidato. Ormai siamo alla 13ª edizione di questo Memorial Frazzotta, anche se siamo al primo evento in versione estiva qua sulle strade di Certivento, ma ormai la macchina organizzativa si è messa in moto e quindi non ha nessun problema a garantire il perfetto svolgimento di questa manifestazione. Siamo ormai giungendo verso il termine della gara, una decina di minuti circa. Colgo l'occasione intanto per ringraziare tutti i volontari che si sono prodigati in questi giorni per organizzare al meglio questo evento. Chi è sul campo gara in questo momento, mi preme l'occasione di ricordare i volontari della Croce Rossa di Certivento, che assieme al dottor Pierpaolo Pilinini garantiscono il servizio medico in questa manifestazione. A 33 finisce? No, a 33 finisce. A 32,59. Allora, una comunicazione di servizio, visto che ci stiamo avvicinando ormai allo scadere dell'ora,
gli atleti che giungeranno nella zona cambio sono invitati di guardare il tabellone luminoso con i tempi, pertanto invitiamo anche chi è lungo il percorso di non coprirlo, perché a 33 scaderà l'ora, quindi chi passerà a 32.59 potrà e dovrà ultimare ancora il suo ultimo giro di gara. Chi arriva lì, che siamo già a 33.00, 33.01 e via così, dovranno fermarsi perché la loro gara per loro e per la loro squadra è terminata. Quindi vi invito a prestare particolare attenzione per non poi andare a fare confusione ai cronometristi e vedere chi è passato dopo. Questo anche per avere il più velocemente possibile la classifica, anche perché se non è una gara che mette in palio chissà cosa, ma poi tutti quando si gareggia abbiamo il piacere di andare a vedere qual è stata la nostra prestazione. Quindi vi ricordo, l'ultimo concorrente potrà transitare a 32.59. Chi arriva là a 33 e l'ora è scaduta, lo invitiamo a fermarsi perché la gara ha oltrepassato l'ora di gara, appunto. Quindi ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa splendida manifestazione. Vediamo che comunque partono sempre con grande sprint. Abbiamo visto due atleti che, nonostante stiamo giungendo ormai alla conclusione dell'evento, hanno ancora la forza di scattare subito dopo aver ricevuto il cambio. Stavo parlando di Lorenzo Della Pietra, atleta che conosce ogni singolo granello di asfalto delle vie di Cercivento. Vediamo che comunque iniziano a sentire la fatica buona parte degli atleti, segno che nonostante sia solo un chilometro il giro da percorrerlo, ma quando viene percorso per parecchie volte i tempi di recupero si allungano e la difficoltà della gara è intrinseca nella sua tipologia di gara. Ed ecco cambio per il pettorale numero 31, Davide Graz, che ha dato il testimone a Luca Del Fabbro. Vediamo sempre molto gremita la zona qua del cambio, invitiamo chi ha già concluso la sua frazione a portarsi al di là delle transenne, questo per consentire agli atleti in gara di poter gareggiare e cedere il testimone al compagno di squadra nella maniera più semplice, più facile e più sportivamente corretta. Una leggera inciampata in zona cambio, ma nulla di preoccupante. Credo che ormai tutti gli atleti inizieranno a guardare il tabellone luminoso, sperando che quello che hanno appena concluso sia stato il loro ultimo giro per questa splendida serata di sport che ci stanno offrendo qua lungo le vie di Cercivento per ricordare il vice brigadiere Francesco Plazzotta, ma anche per essere solidali poi con l'intera organizzazione della serata. Vi ricordo che tutto l'incasso di questa serata, che avverrà tra iscrizioni, chiosco eccetera, sarà devoluta all'associazione Amici di Luca. È una onlus che aiuta persone, ragazzi che sono meno fortunati di noi, che hanno avuto qualche problema e che quindi per recuperare necessitano di cure particolari, e per quest'anno stanno aiutando un giovane ragazzo di Gemona del Friuli. Ancora giovani atleti, siamo a meno di 5 minuti allo scadere dell'ora. Dai, brava! Ricorda quello del 21:33. Vai Nicola, lei! Vai Rocchi, spacca! Via! Invito ancora gli atleti in gara
a guardare il tabellone. Vi ricordo che a 33 sarà scaduta l'ora, quindi chi arriverà qua nella zona cambio a 33 dovrà fermarsi, mentre chi darà il cambio entro 32.59 potrà ancora effettuare un giro di percorso qua lungo le vie di Cercivento. Ormai siamo a pochi minuti alla conclusione di questo 13° Memorial. Vediamo che vengono applicate quasi le tecniche del ciclismo quando si fermano vicino alle ammiraglie a prendere una borraccia. C'è proprio un lancio, viene lanciato dalla velocità di chi arriva, preso per mano nel cedere il testimone proprio per cercare di guadagnare ogni secondo per poter modificare la propria classifica, la propria posizione in classifica generale. Vediamo Luca Del Fabbro che conclude il suo giro, cede il testimone a Mirko Romanin, terzo frazionista con il pettorale numero 31, il primo frazionista era Davide Graz. Attendiamo di avere un cenno dal comitato organizzatore su quanto tempo manca allo scadere dell'ora. Ora vediamo che avvengono i cambi, quindi siamo ancora dentro l'ora di gara. Poi vediamo pronto Manuel Mentil, Bruno Eder a chiudere la zona cambio e lasciare aperta solamente la zona d'arrivo. Invitiamo gli atleti a lasciare un po' libera e sgombera la zona di cambio. Viene il cambio per il pettorale numero 71. Parte Lino Fruc. Dovrebbero mancare ancora un paio di minuti allo scadere dell'ora. Un minuto di gara ancora buono per ricevere il cambio, dopodiché gli organizzatori chiuderanno la zona cambio allo scadere dell'ora di gara. Vediamo che c'è un po' di frenesia qua nella zona cambio, non sappiamo quanti siano frenetici per farsi ancora un giro di percorso, quanti sperino che il loro compagno di squadra giunga allo scadere dell'ora, visto che ormai ognuno di loro ha dato il massimo. Alcuni li vediamo veramente stremati. Tra le leve più giovani c'è la gioia di farsi ancora un giro di pista, tra i veterani in gara invece c'è la speranza che ecco è scaduta l'ora, quindi due giovanissimi atleti felicissimi di farsi ancora un giro di percorso, mentre per tutti gli altri un sospiro di sollievo, anche se non vogliono farlo vedere, ma c'è un... ci sono i complimenti da parte di Roberto Werich al suo compagno di squadra che si è nascosto dietro l'ultimo angolo di casa perché passassero i 10 secondi per arrivare, perché lui non voleva più farsi ancora un giro di pista.
ormai ci stiamo avvicinando, ancora pochi minuti e poi ci sarà l'arrivo di tutti i concorrenti che sono ancora in gara. Vi ricordo che dopo sono già funzionanti i chioschi su nella zona dove avverranno le premiazioni. Là ci sarà l'occasione per ricordare ancora una volta la figura di Francesco Plazzotta, concluso intanto la sua prova con il pettorale numero 31 Mirko Romanin, che ha ricevuto il 5 dai suoi due compagni di squadra, Luca Del Fabbro e Davide Graz. Vi dicevo, dopo ci sarà la cerimonia di premiazione, ma nel frattempo sono già funzionanti i chioschi dove tutti potremo in amicizia e cordialità e soprattutto con spirito sportivo poter bere qualcosa assieme, degustare anche le specialità della Carnia e della Valle qua di Certivento in particolare. Quindi un grazie a tutti coloro che hanno resa viva questa manifestazione sportiva correndo con il pettorale, un grazie anche a coloro che si sono prodigati per organizzare al meglio questo splendido evento, a tutti gli organi di informazione per quanto riguarda fotografie, immagini, che hanno voluto essere qua presenti e far rivivere questo splendido ricordo che ogni anno c'è per Francesco Plazzotta. Vi dicevo, siamo giunti al 13° Memorial, ma soprattutto è lo spirito sportivo di amicizia e di grande solidarietà che unisce tutti coloro che sono presenti quest'oggi qua sulle strade di Certivento. Vi ricordo che è il primo anno che si è deciso di fare questo format podistico, le altre 12 edizioni si sono svolte sulle vicine nevi qua del comprensorio del Monte Zoncolan con una gara di sci alpinismo. Tutto si è svolto al meglio, non c'è stato nessun tipo di problema e di incidente. Vi ricordo che, come era previsto nel volantino, non sono ammessi reclami, visto proprio lo spirito ludico sportivo che doveva animare tutti i partecipanti. Quindi attendiamo solo l'arrivo degli ultimi concorrenti in gara e poi ci sarà la stesura della classifica finale. Qui ai nostri microfoni c'è Luciano Gollino, che è un amico di Davide. Allora, buonasera Luciano. Buonasera a tutti quanti, una splendida piazza a Certivento. Ecco, mi puoi spiegare chi è Davide, visto che tu lo conosci? Sì, conosco Davide, conosco la splendida famiglia di Davide. Se mi date un attimo, volevo spiegare come siamo arrivati a oggi e ai problemi che ci sono oggi, ma anche alle speranze forti che ci sono oggi. Davide arriva come secondo in una famiglia che aveva già una splendida bambina. Lui nasce, fantastico, è un bambino con l'argento vivo addosso, è amato da tutti quanti, si fa amare, pensa all'asilo, lo chiamavano il conte, lo chiamano il conte, perché tutti gli occhi su di lui, era veramente un protagonista. E arriva un altro fratello, Lorenzo, fantastico anche lui, una famiglia splendida, con mamma Elena, papà Paolo, una famiglia modello che tutti noi vorremmo avere. 2 anni fa, la cosa inconcepibile che uno non si aspetta, quello che non crede mai potrebbe capitare, un evento drammatico. Davide purtroppo rimane vittima di un incidente e da quel momento la vita di tutti coloro che sono accanto a lui cambia, necessariamente cambia. Noi come amici l'abbiamo visto nascere e crescere, restiamo senza parole. Diciamo, non è possibile, non è giusto, non è questa la giustizia che ci si aspetta dal mondo. Però i primi ad avere una reazione fortissima, veramente incredibile, sono i genitori stessi di Davide, Paolo e Elena, che non si perdono d'animo e da quel giorno, da 2 anni,
continuano a lavorare faticosamente e a credere che ci sia la possibilità di un mondo a colori per Davide, che è anche il nome dell'associazione, è stata fondata da poco. Purtroppo è tanta fatica, tanto impegno, tanti costi per poter permettere a Davide di continuare a sorridere e di avere un futuro come tutti noi crediamo. Per cui mi fermo qui, porto il loro saluto perché non sono presenti, avrebbero voluto essere presenti con il bambino, ma sono a Catania per una visita, giusto per farvi capire le distanze che comportano anche. Dov'è Davide? Davide è, diciamo, si divide fra Benzone e Gemona del Friuli. Le famiglie Paolo e Elena sono di Benzone e Gemona del Friuli. Quindi ovviamente grazie all'aiuto delle splendide famiglie che danno una mano, che supportano, come potete immaginare una famiglia numerosa con una difficoltà del genere. Però questa sera ci tengo a portare il loro saluto e il loro ringraziamento e voglio portare soprattutto il sorriso di Davide. Grazie per quello che fate per lui. Grazie. Quello che abbiamo fatto, perché pensate, io e Luciano ci conosciamo da... eravamo alle medie, le studi... sì, anni fa. Sì. Tanti anni fa. Però vederti così con questa miss, ti sei messo in gioco anche tu oggi. Questo sì, effettivamente è un gesto. Lo sai che hai rischiato l'infarto, vero? Assolutamente. Io ti vedevo... Mi sentivo protetto con tutte queste forze. È più facile dare una mano a qualcuno se lo si fa col sorriso, quel sorriso che anche chi te lo regala poi con fatica, ma te lo regala. E quindi grazie Davide e grazie Luciano per averci raccontato quello che è un mondo a colori per Davide, che è l'associazione a cui gli amici di Gianluca devolveranno il ricavato di questa serata in cui tutti voi state dando una mano senza praticamente accorgervene, perché questo è il senso della cosa. Quindi grazie Luciano, grazie a tutti quelli che sono qui questa sera a Cercivento e che in una maniera questa splendida cornice, bellissimo paese. Grazie ancora, buona serata. Ho qua vicino a me il sindaco di Cercivento, Luca Boschetti, e il comandante della compagnia di colonnello della Guardia di Finanza, Paolo Leonarducci. Mentre si avvicinano che diranno due parole, non faccio altro che andare a ricordare quello che è stato questa sera, questo 13° memorial a Francesco Plattotto. Ormai tutti quanti conosciamo che è Francesco, io ho avuto l'occasione di ricordarlo mentre stavamo per dare il via della gara, gli amici di Studio Nord lo hanno ricordato durante la manifestazione, però permettetemi di ricordare personalmente ancora una volta, ho lavorato con Francesco, ho avuto la fortuna, l'onore e il piacere di lavorare con lui, era veramente una persona piacevole, socievole, si dedicava anima e corpo per il lavoro che aveva deciso di fare, che era una specializzazione all'interno della Guardia di Finanza, dedicato ad aiutare chi si trovava in difficoltà. Era una persona che riusciva a vivere bene in qualunque situazione si trovava, in qualunque comunità, e quindi credo che questa sia la maniera migliore per ricordarlo. Sono 13 anni ormai che ci ha lasciato, purtroppo tragicamente il 3 novembre del 2004 in un addestramento il destino ha voluto che la sua gloriosa carriera finisse lì, ma è finita fisicamente, perché moralmente c'è sempre d'aiuto a noi per la tipologia di lavoro che facciamo, quella di dedicarci ad aiutare chi è in difficoltà, le popolazioni colte da varie calamità, ma lui lo faceva sempre con il sorriso, aveva sempre una parola buona per chiunque e per tutti. Quindi grazie a voi che questa sera numerosi avete voluto partecipare anche in questo nuovo format di gara che è stata messa sull'atletica, mentre per 12 anni è stata fatta sulle qua vicine nevi dello Zoncolan con una gara di sci alpinismo. Ma come dicevo appena arrivato qua agli amici di Tolmezzo, qualunque format sarebbe stato semplice e normale per ricordare Francesco, anche una gara di briscola, perché lui era uomo di sport nel calcio, nella corsa, nello sci, ma sapeva talmente stare con tutti che credo che anche ricordandolo con una gara di briscola lui ci avrebbe sorriso da lassù. Ci ha sorriso anche quest'oggi con una splendida giornata, avete visto ha piovuto nel tardo pomeriggio, ma poi la manifestazione si è
veramente svolte in condizioni ottimali, quindi grazie a voi, grazie a Francesco per quello che ha fatto finché è stato con noi e che continua a proteggerci da lassù. Io adesso invito il comandante della Guardia di Finanza di Tolmezzo, il capitano Leonarduzzi, a dire due parole nel ricordo comunque di quello che, anche se non l'ha conosciuto, resta comunque un suo uomo, perché una volta che si diventa finanzieri lo si diventa e lo si resta a vita. E tu lo sai benissimo. Buonasera a tutti e grazie per la corposa partecipazione. È andata sicuramente oltre le aspettative. A riprova che il nuovo format utilizzato dagli organizzatori è piaciuto, ha dato un ottimo riscontro e soprattutto ha dato l'opportunità di vedere quanto la gente sia affezionata e quanto si ricordi, quanto voglia bene ancora al compianto Francesco. Nuovo format che ha previsto quindi lo spostamento da uno scenario tipicamente montano a una corsa podistica per ricordarlo sulle sue strade tra la sua gente, e questo grazie al lavoro, lasciatemelo dire, di questi meravigliosi uomini che sono gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, che mai hanno dimenticato e mai fanno venire meno il ricordo del buon Francesco. Bravi, bravissimi, l'organizzazione è stata perfetta e niente, posso solo dire che di questo passo, con queste aspettative, il futuro sarà ancora migliore. Il mio è un saluto e un arrivederci alla prossima sicuramente edizione, e il mio ringraziamento va a tutti quegli operatori che oggi hanno dato il loro apporto per consentire a tutti la piena e perfetta riuscita di questa manifestazione. Grazie ancora, grazie mille a tutti e arrivederci alla prossima edizione. Grazie al comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Tolmezzo, Paolo Leonarduzzi, che è qui con noi. Grazie, dopo le belle parole del comandante, chiamiamo il primo cittadino di Cercivento, Luca Boschetti, al quale cediamo il microfono per il saluto a tutti voi che avete onorato la memoria di Francesco. Beh, è un onore per me avere per la prima volta il Memorial Plazzotta qui a Cercivento. Francesco era un ragazzo di Cercivento, ha ancora i genitori a Cercivento, e quando la Guardia di Finanza mi ha prospettato questa magnifica idea, l'abbiamo colta al volo, legandola anche alla beneficenza. Io ringrazio sicuramente il corpo della Guardia di Finanza, non solo per aver portato il Memorial Plazzotta qui a Cercivento, ma specialmente il soccorso alpino della Guardia di Finanza, perché dedicano la loro vita a salvare le altre vite, e questo sicuramente merita un grande applauso per la loro dedizione a questo lavoro. Abbiamo deciso di farlo qui a Cercivento, di farlo un venerdì sera e di legarlo alla beneficenza. Tutto il ricavato di questa sera andrà per un'associazione di Gemona, un monocolore di Davide, perché abbiamo sposato questa causa. Noi ci siamo appena costituiti come associazione, siamo una giovane associazione di beneficenza, di amici di Gianluca, e per questo abbiamo deciso appunto di fare questo connubio con il soccorso alpino della Guardia di Finanza, di creare questo bellissimo connubio di questo stupendo evento che speriamo venga riproposto ogni anno in questa cornice, perché avete visto che correre per le vie del Cercivento è bellissimo. E in merito a questo bellissimo evento, mi piacerebbe avere qui con noi i nonni o i parenti di Davide, di questo bellissimo bambino di 5-6 anni. Allora chiamo Luciano per cortesia, perché noi avremo un regalo per il piccolo Davide, no?
Allora gli amici di Gianluca hanno pensato di fare un piccolo omaggio a Davide, sappiamo che è in giro per l'Italia per curarsi, oltre che salutare lui, i genitori, gli altri fratellini, abbiamo deciso di dedicare la maglia agli amici di Gianluca con il nome di Davide dietro, un po' come hanno fatto gli amici di Settembre in Vita per Simone, che saluto perché sono quelli che ci hanno dato l'input per creare l'associazione Amici di Gianluca, e qui ringrazio veramente i ragazzi di Settembre in Vita che sono venuti anche oggi a correre. Questa è la maglietta firmata da tutti i ragazzi che compongono gli Amici di Gianluca. Sicuramente vedo che il numero dei partecipanti, i fornitissimi chiossi stanno lavorando, pertanto io mi auguro veramente che l'aiuto che noi vi diamo sia importante perché Davide possa veramente avere una speranza per continuare a fare la vita che faceva prima, ecco. Sono convinto che Davide sta sorridendo in questo momento. E questo è quello che più ci fa piacere anche a noi. Io non mi dilungo perché lascio la parola a chi premierà. Io ringrazio tutti perché sinceramente non ci aspettavamo tanta gente, siete stati tutti fantastici. Anticipo l'appuntamento per il prossimo anno, sempre con questo format di beneficenza qui a Cercivento insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Grazie ancora. Bene, un doppio applauso al sindaco e a tutta la popolazione di Cercivento che, come abbiamo visto, oltre che essere un paese sportivo e anche ha una grande solidarietà nel cuore, lo ha dimostrato anche questa sera con questa associazione. Bene, iniziamo con la parte tecnica, ma prima consentitemi di ringraziare anche gli amici di Radio Studio Nord che questa sera consentono in diretta, quindi anche a chi non ha potuto partecipare, ma di vivere questa splendida manifestazione. Passiamo alla cerimonia di premiazione vera e propria. Ci saranno premiate le varie categorie, poi i migliori tempi e infine la consegna del trofeo, consegna che avverrà da parte della figlia di Francesco, Katia. Iniziamo con la categoria Under 16 femminile, qua invito a premiare il comandante della compagnia di Tolmezzo, Paolo Leonarduzzi, terza classificata, la squadra con il pettorale numero 58. Composta da Monai, Boldrini e Azzarone della Carne Atletica. Passiamo nella categoria Under 16 femminile. Ricevono un bellissimo cesto gastronomico, adatto anche per la giovane età di queste atlete che saranno, auguriamoci, il futuro dell'atletica in regione. Un applauso alle terze classificate, Monai, Boldrini e Azzarone. Seconde classificate, sempre nella categoria Under 16 femminile, Arado, Oballa e del Paco Lucrezia del gruppo sportivo Girls Power. Non impallateci. La terza per impegni di studi è già rientrata a casa, quindi oltre che bravissime atlete anche veramente ragazze molto molto serie. E passiamo adesso alla squadra vincitrice della categoria Under 16 femminile con il pettorale numero 24, Gortagna, Dosso e Delmisier dell'associazione sportiva Aldo Moro Paluzza. Oltre al cesto consegnato dal comandante della compagnia di Tolmezzo, anche una cassa di frutta fresca, quindi sport e salute viaggiano di pari passo sullo stesso binario.
Passiamo alla categoria Under 16 maschile, qua invito a venire a premiare il sindaco di Cercivento Luca Boschetti. Terza classificata la squadra con il pettorale numero 62, con Arado, Adami e Sticotti del gruppo sportivo Edelweiss Villa Santina. Mentre questi giovanissimi atleti ricevono i complimenti del sindaco di Cercivento, io vi ricordo che da regolamento le squadre miste partecipano nella classifica maschile, quindi era sufficiente che un solo componente della squadra fosse un maschio che partecipavano nella categoria maschile, perché poi dopo avremo squadre miste, quindi per quello capirete perché vengono premiate nella Under 16 maschile. Seconda classificata con il pettorale numero 50, la squadra della S Montecoglians, formata da Del Fabbro Serena, Pittin Mattia e Scatolo Ilaria. Come vi ho appena detto, squadra mista, e di conseguenza gareggiavano nella categoria maschile, come era espressamente previsto nel regolamento di questa manifestazione. Passiamo adesso alla categoria femminile, qua invito a premiare il luogotenente Presta, sempre della Guardia di Finanza di Tolmezzo, della compagnia. Terza classificata, la squadra composta da Gratton, Babic e Cinca del gruppo sportivo Settembre in Vita 3. Dovrebbero aver avuto il pettorale numero 22. Mi sono dimenticato della prima squadra maschile Under 16, ma ormai che abbiamo chiamato la prima squadra femminile, consegniamogli il loro premio. Colpa mia, eh? Preso dall'euforia dei miei compaesani, giovani atleti della Montecoglians, avevo chiuso la classifica Under 16. Sono stato un po' partigiano, mi chiedo scusa, ma è stato un errore non voluto. Allora, la prima classificata categoria Under 16 maschile, la squadra col pettorale numero 14, composta da Flora Morassi Borchia dello Speedy Fruits Team. Doppio applauso a questi ragazzi, per colpa mia, ma ve lo chiedo perché gli avevamo negato il primo gradino del podio. Allora passiamo alla seconda classificata della categoria femminile, composta da Turi Tormen e Darin Zanko del gruppo sportivo Superwoman. Avrebbero dovuto avere il pettorale numero 42. Premia sempre il luogotenente Presta della compagnia di Tolmezzo. Giratevi in favore di telecamere.
Passiamo adesso alle vincitrici della categoria femminile. Prime classificate Boschetti, Maccoratti, Salvadego del Aldo Moro di Palucca con il pettorale numero 54. Eccole che arrivano. Prego, venite qua in favore anche voi di telecamera e obiettivo fotografico. Anche per loro un bel cesto e anche una cassetta di frutta. Ovviamente, visto che sono maggiorenni, c'è anche un paio di buone bottiglie di vino. Passiamo adesso a premiare la categoria maschile. Terzo classificato, invito a premiare il luogotenente Lavia, sempre della Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Tolmezzo. Terzo classificato, Sulli di Gleria Filippuzzi, anche loro dell'Aldo Moro di Palucca, con il pettorale numero 13. Passiamo a premiare la seconda squadra classificata nella categoria maschile, la squadra composta da Della Pietra Perigo di Salvatore, della squadra SACP 1 di Tolmezzo. Anche per loro li invitiamo a venire al centro del... C'è un po' di merenda per tutti per i prossimi giorni. Passiamo a chiamare la squadra vincitrice della categoria maschile. Primi classificati, la squadra composta da Graz del Fabbro Romanin, eccoli che arrivano. Accompagnati dal team manager. Ci stiamo avvicinando ormai alla conclusione della cerimonia di premiazione. Vi ricordo di non andare via, perché dopo ci sono veramente, c'è l'estrazione della lotteria con dei premi che vi conviene stare fino all'ultimo, perché se solo sapeste qual è l'ultimo premio, veramente vi consiglio di non andare via, anche perché i premi verranno consegnati solamente a chi viene a ritirarli direttamente e non vengono accettate deleghe, quindi chi sarà presente ritirerà il premio. Passiamo adesso alla premiazione dei due migliori tempi per categoria maschile e femminile. Iniziamo con la categoria femminile e qua non posso far altro che chiamare a premiare il presidente della SkiAlp, Manuel Mentil, e chiamiamo qua sul podio Lucia Boschetti dell'Associazione Sportiva Aldo Moro Palucca. E chiamiamo a fargli compagnia anche il miglior tempo della categoria maschile, Igor Patatti dello Sweet Team Aniad FVG.
anche per voi, venite qua al centro. Adesso siamo alla consegna del trofeo del tredicesimo Memorial Francesco Plazzotta, trofeo che verrà consegnato dalla figlia Katia. Vi ricordo, qua viene premiata la prima squadra appartenente al soccorso alpino, indipendentemente militare o civile di appartenenza. E invito a tornare qua sul podio la squadra composta da Della Pietra Lorenzo, Ferigo Elio e Di Salvatore Roberto. Tutti e tre appartenenti alla squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo, mentre lo splendido trofeo che Katia va a consegnare è stato effettuato da una ditta di Cercivento. Quindi ulteriormente grazie alla partecipazione. Cedo un attimo il microfono al sindaco. Aspettate un momento. Allora, intanto volevo ringraziare la ditta Borchia Marmi che ha fatto questo bellissimo trofeo, perché è un capolavoro veramente. Dopo, siccome qua c'è la figlia di Francesco Plazzotta, c'è un omaggio floreale, perché no, è per il tuo papà questo, perché noi lo ricordiamo sempre e pertanto questo domani lo porto in cimitero. Vorrei chiamare sul palco altre due persone importanti, di cui una è originaria di Cercivento. Vorrei chiamare Cristina Pittin, per cortesia, se può raggiungere il luogo delle premiazioni, perché Cristina Pittin ha origini di Cercivento, il papà di Cercivento, allora giustamente, vieni. Questa ci ha regalato grandissime soddisfazioni ai campionati mondiali juniores, no? È una promessa, il papà di Cercivento, giustamente abbiamo voluto fare un piccolo presente. Siccome lei è molto timida, chiamerei sul palco anche Luca Del Fabbro, che è il suo amico di battaglia, se per cortesia. Per Cristina, tanto un grande applauso per quello che ha saputo regalarci. E un grande applauso, perché veramente sono due ragazzi forti e un omaggio floreale. A te noi, perché tu hai portato via tutto prima, no? No, veramente, perché sono prima di tutto due ragazzi della Carnia che ci stanno dando tante soddisfazioni. Vuol dire che il nostro vivaio e gli allenatori stanno lavorando bene e di conseguenza continuate così. Grazie e buona fortuna. Dopo non posso... c'è un altro regalo, c'è un regalo particolare, è piccolo, però è un regalo per Chris DJ. Noi, perché Chris, ma stai scherzando, Luca? Anche per te? Stavo già preparando le cose io. Ah, con amici di Gianluca. Fantastico. E grazie a te che anche se questa serata, certo, è così bella. Beh, noi come radio abbiamo dato voce amplificata al massimo possibile questa manifestazione, ci abbiamo creduto da sempre. Tu per me, Luca, sei una spalla in molte cose, in molte organizzazioni. Per gli amici di Gianluca metteremo in piedi anche la sesta edizione del torneo Tolmezzo for Life il 7 agosto a Tolmezzo. Invitiamo anche tutti quelli che sono qui. Grazie Luca, questa la metto tra le cose più care, davvero. Grazie a te. Allora, io devo ringraziare però ancora altre persone, che sono tutti volontari che ci hanno dato una mano, dalla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, agli amici di Gianluca, che ho il piacere di essere presidente, a tutta la gente che veramente ci ha aiutato. Non posso, magari dimentico qualcuno, però senza di loro manifestazioni del genere non ci sarebbero. Grazie ancora.
Grazie al sindaco di Cercivento. Adesso un momento musicale, cediamo la linea agli amici di Studio Nord e poi inizieremo subito con l'estrazione dei premi. Rock with it, girl. Rock with it, girl. See you.